tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A fuoco una rimessa a Villa Piccinetti a Fano, un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Addio lo scultore Eliseo Mattiacci, il cordoglio del comune di Pesaro per la scomparsa dell'artista simbolo dell'arte moderna. Riparte il campionato di Serie C, ma anche il dibattito sullo stadio per i 5 Stelle va realizzato altrove, mentre per Confcommercio un nuovo spazio polifunzionale ucciderebbe il centro storico di Fano. 15 giorni in sella alla bici, 12 regioni da attraversare, oltre 1000 km di pedalata per promuovere la donazione di sangue. Marco Toppani è arrivato nella provincia di Pesaro Urbino. Tra poco in collegamento dalla fiera di San Bartolomeo a Fano, tra le novità, i marsupi in tessuto elastico che si adattano agli oggetti interni. Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Potrebbe essere stata un'embolia polmonare amniotica a causare l'arresto cardiocircolatorio e la morte di una 35enne tunisina, madre di due figli, residente a Loreto, deceduta ieri durante l'induzione del travaglio per partorire il feto già morto alla 38esima settimana di gravidanza. È la principale ipotesi fatta dai medici della clinica di ostetricia e ginecologia del Salesi di Ancona. Un fatto raro, spiega il primo Mario Andrea Ciavattini, ma che può accadere. Il medico parla di un quadro acuto e imprevedibile, non recuperabile nonostante la rianimazione. Quando la donna era arrivata sabato scorso in ospedale, ricorda Ciavattini, il feto era già morto. Per questo i medici l'avevano indotto al travaglio secondo modalità regolari. Quando si sono rotte le membrane amniotiche, riferisce il primario, la donna ha avuto un arresto cardiocircolatorio ed è stata immediatamente rianimata. Operazione segue il medico, in seguito alla quale il parto vaginale è stato risolto, ma che non ha evitato la morte della paziente. Quanto alla morte in utero del neonato, riferisce ancora Ciavattini, la madre soffriva di diabete del gestazionale, una patologia che unitamente all'eventuale mancata sottoposizione a terapie adeguate potrebbe aver concorso al decesso prematuro del feto. Sul caso la procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per il momento contro ignoti. Il pubblico ministero Irene Bilotta ha disposto l'autopsia sulla donna ed eventualmente anche sul feto prima di passare il fascicolo al PM Serena Bizzarri. E grande spavento oggi a Villa Piccinetti in zona San Biagio a Fano, dove una rimessa è andata a fuoco probabilmente per una causa accidentale. L'alta colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza. Un capanno dove erano ricoverate attrezzature per allestimenti esterni, sedie, gazebo e pedane in legno, è andato a fuoco al ristorante Villa Piccinetti, in località San Biagio, sulla collina che si affaccia sul mare, poco dopo le 14 di oggi. Il capanno, esterno alla struttura centrale, si trovava sul lato interno della proprietà, sul lato strada. Sulle cause che hanno innescato le fiamme, i vigili del fuoco propendono per una causa accidentale. Probabilmente le alte temperature raggiunte all'interno per il sole cocente, unite ad un effetto lente delle vetrate, può aver innescato il rogo, non essendoci energia elettrica e non essendo stati trovati elementi sospetti. Le fiamme, prima dell'intervento dei vigili del fuoco di Fano, sono state aggredite dal personale della struttura che ha fatto ricorso agli stentori in polvere in dotazione contenendole, cosa che ha impedito all'incendio di propagarsi e di estendersi ad altre strutture del complesso, cosa assai probabile visto anche il forte vento presente nella zona. I vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi, tra cui un autobotte, in poco meno di un'ora hanno avuto il meglio sulle fiamme. Sul posto, oltre a loro, sono intervenuti una volante del commissariato di Fano, una pattuglia dei carabinieri ed una della polizia municipale. Non si registrano danni fisici a persone ed il fumo, denso e nero, è stato ben visibile anche da tutta la città.
I vigili del fuoco di Fano sono intervenuti nel pomeriggio di oggi anche all'uscita di Serrungarina della superstrada Fano-Grosseto per un principio di incendio in un veicolo. Le fiamme infatti si stavano propagando nel motore di una vettura, ma l'intervento dei pompieri è stato tempestivo. Fondamentale anche l'intervento di un camionista intervenuto con dell'acqua nell'attesa dei soccorsi. E ancora cronaca, è morto nella notte lo scultore pesarese di 79 anni, Eliseo Mattiacci. Negli anni 60-70 le sue opere in metallo e acciaio sono state esposte nei più grandi musei del mondo. Nato a Cagli nel 1940, aveva studiato all'Istituto d'Arte del suo paese, poi a Pesaro. Con la scomparsa di Mattiacci, ha detto il sindaco Matteo Ricci, perdiamo uno dei protagonisti dell'arte contemporanea italiana. La sua monumentale opera Ordine Cosmico al Molo di Levante, uno dei simboli di bellezza della città, continuerà a ricordarci la sua energia creativa immortale. Ci uniamo alla famiglia in questo momento di dolore, cordoglio espresso anche dall'assessore Daniele Vimini. Mi piace ricordare, ha dichiarato, che fu proprio lui che nel 66 inaugurò la nuova stagione della pescheria, non più storico mercato del pesce, ma centro per le arti visive. La mostra di Mattiacci, a cura di Bruno Corà, aprì la strada di una lunga storia che ha condotto alla pescheria a diventare polo di riferimento dell'Adriatico per l'arte contemporanea. I funerali dell'artista si svolgeranno alle 16:30 il 28 agosto nel Duomo di Cagli. Scontro frontale questa mattina intorno alle 12:30 lungo la strada che dalla Flaminia porta alla frazione di Magliano nel comune di Fano. Per ragioni ancora in via di accertamento da parte della Polizia Municipale, all'altezza dell'incrocio in cui è presente una celletta con la Madonna, uno scooter condotto da una 17enne residente a Villa Grande di Monbaroccio ha impattato contro la parte frontale di una Lancia Y guidata da una donna di 28 anni del posto. Visto il violento impatto e il volo di alcuni metri fatto dallo scooterista, è stata attivata l'eliambulanza che è atterrata in un campo a pochi metri dall'incidente. Il giovane è rimasto sempre cosciente, è stato trasportato all'ospedale regionale Torrette di Ancona, dove è stato ricoverato per gli accertamenti del caso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul luogo del sinistro sono intervenute due pattuglie dei vigili urbani per i rilievi di legge e per regolamentare il traffico. Cambiamo argomento. L'Alma Juventus Fano ha ricominciato il campionato di Serie C e purtroppo ha perso contro la San Benedettese per 3-1. La partita di ieri però ha sollevato anche di nuovo il dibattito sul Mancini. Per i 5 Stelle lo stadio andrebbe abbattuto e ricostruito in un'altra zona, mentre l'attuale per i pentastellati potrebbe diventare un parco. Sentiamo. Purtroppo ieri è cominciato il quarto campionato di Serie C nazionale per il Fano e i tifosi ospiti di Italia vedono in che condizioni versa lo stadio Mancini. Una situazione abbastanza degradante, con la gradinata che per il secondo anno di fila addirittura è chiusa e non è utilizzabile. È stata ristrutturata la copertura della tribuna, però ancora non è stata fatta la sala stampa, quindi ieri i giornalisti in disagio. Le strutture dei bagni sono veramente vecchie, fatiscenti dell'anteguerra. Una situazione imbarazzante sia per chi viene a Fano che per gli stessi tifosi fanesi. Proponete dunque una ristrutturazione o un nuovo stadio? Allora, anche qui il presidente Gabellini proprio questi giorni è tornato sull'argomento dicendo che lui vuole fare un nuovo stadio utilizzando il mezzo del project financing, coinvolgendo naturalmente i privati e il comune. Noi siamo assolutamente per fare uno stadio nuovo, come abbiamo detto anche in campagna elettorale nel programma della Ruggeri, ma uno stadio nuovo deve essere assolutamente comunale, in mano al comune, gestito dal comune, polifunzionale, anche per altre società, eccetera. Naturalmente la nostra politica è sempre stata quella del consumo zero del territorio, per cui se si fa in un terreno comunale deve essere completamente abbattuta e riqualificata la superficie del Mancini con un verde pubblico, con piste ciclabili che collegano il nuovo Parco Polverari, il centro storico, eccetera. Per cui siamo assolutamente per uno stadio nuovo, attingendo a fondi europei, CONI, eccetera, quindi darsi da fare per trovare il modo per poterlo realizzare, ma convertendo in verde l'area del Mancini.
Confcommercio invece è contraria alla realizzazione di un nuovo stadio e vecchia la politica di continue speculazioni edilizie con l'ulteriore consumo del suolo, si legge in una nota di Confcommercio. È povera di idee, prosegue l'associazione di categoria, l'ipotesi di far realizzare ancora nuovi centri e spazi commerciali in una città che già sta soffrendo la crisi dei consumi, la concorrenza dell'e-commerce e l'eccessiva proliferazione negli ultimi anni di nuovi centri commerciali che stanno uccidendo il centro storico e dal quale si vuole con questo progetto di speculazione dare il colpo finale. Apertura straordinaria della chiesa di Sant'Agostino nel centro storico di Fano, grazie ai volontari dell'Archeoclub sarà possibile visitare la chiesa anche questa sera. Il complesso monumentale della chiesa e del convento di Sant'Agostino di Fano, nel cuore della città in via Vitruvio, è un concentrato di storia e cultura cittadina. Sotto l'area del convento si trovano importanti resti archeologici di epoca romana. Per secoli poi i frati agostiniani ne fecero la loro residenza stabile fino al 1798. La chiesa adiacente al convento era una delle più belle della città, ma purtroppo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale nel 1944 la distrussero in parte. Assieme ai suoi stupendi affreschi in stile gotico del XIV secolo, tra cui quelli raffiguranti il martirio di Santa Lucia nella cappella di sinistra appena dopo l'ingresso. Ma ai giorni nostri, per poterne ammirare e solo immaginare ciò che era un tempo, sono gli amici dell'Archeoclub di Fano che ogni anno per Sant'Agostino aprono al pubblico la chiesa e per 3 giorni ne fanno un punto di incontri e dei momenti divulgativi, oltre a guidare i visitatori in questo viaggio nel tempo. Questa apertura capita una volta all'anno in questo periodo, perché il 27 e il 28 agosto sono Santa Monica e Sant'Agostino. Santa Monica era la madre di Sant'Agostino. La cappella dell'Angelo Custode, che era completa di detriti e di materiale di risulta o preso dei crolli, ecco, è stata liberata per farne la misurazione esatta. E quindi da quest'anno possiamo vedere non il dipinto, che rimane ovviamente alla Pinacoteca, però possiamo vedere esattamente il luogo dove era conservato. Come tutti gli anni parleremo di un santo, una santa, che è ancora presente qui in chiesa ed è riconoscibile grazie alla presenza di statue. E questa sera alle 21:30 parleremo di Sant'Orsola e della sua leggenda, una cosa straordinaria, poco conosciuta, ma che effettivamente è molto affascinante. Ecco, Fano è ricca di chiese con tanti tesori, tanti scrigni. Questo è un patrimonio forse che Fano rappresenta un unicum nel nostro territorio. Sì, certamente, e soprattutto ecco, diciamo che è l'ultimo edificio che porta ancora intere le cicatrici del passaggio del fronte del 1944, quindi della guerra. E però ecco, da quello che si è ascoltato più volte da parte del Vescovo, c'è l'intenzione di effettuare entro breve un restauro e poterlo quindi rendere fruibile tutto l'anno al pubblico. E si è svolta ieri a Ronco San Baccio di Fano la tradizionale iniziativa di fine agosto intitolata Camminate, riflessioni sulle orme dei brettinesi ed agostiniani. Con partenza dalla chiesa di Santa Maria del Carmine a Gimarra, i fedeli hanno raggiunto il cippo di Brettino situato tra Ronco San Baccio e Fenile, il quale raffigura Sant'Agostino che dà la regola alle varie comunità di monaci. Alla camminata di 4,5 km, caratterizzata da diverse tappe nelle figurine con letture e riflessioni, è seguita una funzione religiosa celebrata da Don Gianni Petroni insieme al diacono Pietro Cappelli. E sono in corso sulla strada provinciale 101 Caselle in località Acquapartita a Serravalle di Carda nel comune di Apecchio i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità dopo la grossa frana verificatasi in seguito al maltempo del maggio scorso. I lavori per un importo di 100.000 euro sono stati finanziati dalla provincia con l'assestamento di bilancio approvato il 31 luglio scorso e consentiranno di ripristinare il collegamento con il comune di Apecchio.
Ultimo giorno per la fiera di San Bartolomeo a Fano, che quest'anno ha visto la partecipazione di circa 200 espositori. Vediamo nel prossimo servizio quali sono le novità proposte dai commercianti. La fiera dell'Est per due soldi. La fiera di San Bartolomeo anche quest'anno è stata fedele a se stessa e con le caratteristiche tipiche di questa tipologia di manifestazione. Tre giorni con oltre 200 espositori appartenenti alle più svariate tipologie merceologiche a disposizione di turisti e fanesi che hanno riempito i viali della Sassonia con i soliti mal di pancia ormai cronici dei gestori degli alberghi e per la gioia dei grandi con i tipici acquisti che si fanno in queste occasioni e quella dei più piccoli per dolci e giocato. Ma sono le cipolle e l'aglio le vere star dell'evento sin dal Medioevo, periodo in cui fu creata la fiera della durata di 15 giorni, all'epoca gli albergatori non esistevano ancora e che occupavano gran parte dei banchi, oggi ridotti a malapena a tre, ma la loro presenza rappresenta il contatto, il connubio col passato. L'aglio di Sulmona, che l'aglio sì, è buono che quello di Cannara, okay. Togliere tanto a quelli di Cannara. Però l'aglio di Sulmona è molto molto pregiato perché è un aglio saporito, delicato e non ritorna su, infatti se lei ci fa caso non fa odore di aglio. Le cipolle rimangono legate fedelmente alla fiera di San Bartolomeo, mentre le novità cambiano di edizione in edizione. Quest'anno sono sparite le scope miracolose dalle prestazioni esaltanti per essere sostituite da un marsupio magico, una via di mezzo tra Eta Beta e Mary Poppins che a dispetto delle sue mini dimensioni può ospitare anche un'edizione tascabile della Trecani. Si chiama marsupio magico proprio per questo motivo, se no si chiamava marsupio e basta. Il borsello lo metto qua, il telefonino, quello della mamma, quello della nonna, quello della zia, quello della cugina, quello della vicina, perché lui all'occorrenza ci permetterà di trasportare il tanto e il poco. Signori, regolatelo tutto, lo appoggiate sulla spalla, pedalando in bicicletta non si muove, non si sposta. È la novità della fiera ed è stato un successo. Anche il fantascientifico mini tritatutto a multilame rotanti, utilizzabile dalle carote al marmo di Carrara, di cui ogni cucina fanese ormai è dotata, è stato sostituito da uno spremitutto che utilizza la sola energia umana ma che regalerà infinite soddisfazioni ai masterchef casalinghi. Anche chi ha problemi di capigliatura ha trovato l'articolo novità con una collana multiuso che all'occorrenza diventa una fascia per capelli o uno scaldacollo. Ovviamente in tutto questo non possono mancare i sempreverdi, il croccante di mandorle o nocciole che sia, un pezzetto alla fiera o lo mangi o lo porti via. Ora, archiviata questa edizione, l'assessore di competenza Lucarelli, raggiunto telefonicamente, ha sottolineato la soddisfazione per questa edizione e pensando alla prossima annuncia la volontà di aggiornarne la forma e i contenuti in continuità con quanto iniziato da chi lo ha preceduto nel suo ruolo, ovvero sia l'assessore Carla Cecchetelli. E adesso andiamo in collegamento dalla Sassonia di Fano, dove questa sera alla fiera sono in programma anche diversi spettacoli a cura del gruppo storico La Pandolfaccia. Lino, buonasera. Dunque, le ultime ore per fare gli acquisti? Sì, Simona, buonasera. Ultime ore a disposizione di fanesi, turisti e amanti di queste fiere per acquistare le novità di quest'anno, che sono veramente tante, oltre 200 espositori delle più svariate tipologie merceologiche. Però quest'anno la fiera di San Bartolomeo ha avuto un'impronta, anche una connotazione, una tipicizzazione storica, perché vedete qui accanto a me ci sono alcuni esponenti della Pandolfaccia. Io mi allargo per farveli vedere in tutta la loro magnificenza, nei loro costumi. Devo dire che sono veramente stoici perché fa caldo, pensate, loro sono vestiti in vestiti medievali di flanelle, di fustagna, e siamo insomma ad agosto, per cui ecco, apprezziamo il loro sacrificio. Siamo qui proprio con loro, con Fabio Fratesi, proprio il presidente del gruppo storico La Pandolfaccia, che da tre anni
avete, come dire, dato questa giusta connotazione storica, perché questa fiera è nata, lo ricordiamo a quanti non lo sanno, proprio in epoca malatestiana. Sì, sì, ci sono dei bandi che si trovano nel nostro archivio che ricordano le origini di questa fiera. Non è soltanto una, noi magari pensiamo che sia soltanto un mercato, no, un'occasione, invece ha origini ancora più antiche. Per questo magari molte volte c'è anche la tipicità delle cipolle, che uno dice ma cosa c'entrano, in verità hanno origini anche queste storiche. Quindi abbiamo cercato di fare un progetto, di collegare la fiera al suo percorso storico. È un po' il lavoro della Pandolfaccia, quello di divulgare, di raccontare le origini medievali della nostra storia, quindi riportare all'origine tutto quello che magari per noi ormai è diventato abituale, ma invece ha delle origini nell'antichità. Ecco, allora, oltre a essere qui per insomma farci da cornice in questo collegamento, loro sono qui per uno scopo ben preciso, li vedrà protagonisti in alcune loro performance, ma prima di farvi sapere, farvi conoscere che cosa loro faranno qui questa sera, nella serata conclusiva della Fiera di San Bartolomeo, io vorrei che la regia di Riccardo Sola lanciasse così le vox che abbiamo raccolto questa mattina. Come sempre facciamo, gironzoliamo un po' tra i banchi alla scoperta di quelli che sono gli articoli più gettonati. Quindi insomma vediamo che cosa è successo nella mattinata e poi ritorniamo qui in collegamento dalla Sassonia con gli amici della Pandolfaccia. Prego. Buongiorno, vedo che ha fatto acquisti alla fiera, cosa, su cosa si è orientato? Sui bastoni per andare in montagna. Ah, ecco, che vanno passeggiati. Sì, sì, sì. Questo di mia moglie sono questi. Ah, ecco, quindi lei è il cavalier servente. Perché... Io penso ai bastoni per camminare. Termosifoni. Per pulire il termosifone. Almeno, credo. No. Le mancava questa cosa dentro. Esatto, bravo, è dall'anno scorso che li fa il filo. Non poteva farne. No, no, no. La fiera serve anche per questo. Sì, come no, anche per fare una passeggiata. Poi oggi si sta proprio veramente bene. Una busta con la mano per il cane. Ah, ecco, perché c'è il cane. Sì, sì. Adesso faccio. Primo giro, no, occhiali questo... però anche questi. Questi, ah, vedi. Quindi la fiera. Se no non ci vedo, allora bisogna comprare qualche occasione, c'è, dai. No? Poi insomma il mare, il sole, va bene. C'è un po' d'aria buona, dai. La moglie ha già comprato. È andata un po' più avanti lei. Siamo divisi i compiti proprio. Di dov'è? Io sono di Calcinelli. Quindi insomma di casa, viene sempre alla fine. Quasi tutti gli anni. Immancabile. Ecco, questo è immancabile, dopo andiamo a quella di Senigallia, dopo anche. Tocca farle tutte, perché sennò non si può. Non si vive senza la fiera. Chiedo scusa, state comprando i dolci alla fiera, il torrone, dolciume, non possono mancare. È vero, ecco. È una tappa, ecco, obbligatoria quasi. La scusa sono i bambini, le anime innocenti. Poi dopo, i nipoti, con i nipoti, si approfitta. Vabbè, insomma, tutto ci sta. Tutto ci sta, è vero, è vero. È vero, Giovi? Cosa ha preso? Ah, adesso decidiamo. Ecco, l'imbarazzo della scelta non manca. Non manca, come sempre, questa è la tappa, come dicevo, obbligatoria delle fiere. Perfetto, cosa avete comprato? No, un po' di tutto. Un po' di tutto, alla fiera. Giubbotte invernali. E quindi insomma. Qualche giocattolo per i bambini. Insomma, si trova un po' di tutto alla fiera. Sì, tutto, c'è sì. Tutto. Basta non venire con i figli. Ecco, che quelli sono un altro attacco. Esatto. Va bene, cose utili insomma. Esatto. Ecco, quindi avete visto acquisti di ogni genere, c'è chi compra gli arnesi per la casa e tante cose. Questa sera, oltre a tutto questo, potete trovare un surplus, una chiusura in bellezza, come si suol dire, perché gli amici del gruppo storico La Pandolfaccia regaleranno, a partire dalle 21, momenti, quindi fra pochissimo, momenti di, insomma, di storia e momenti naturalmente di grande spettacolo. Ora, Fabio, prima di dare la linea alla Simona al telegiornale, che cosa farete questa sera? Ci stiamo già preparando, partiremo alle 21:15 dal Pesce Azzurro e proseguiremo lungo la passeggiata, faremo uno spettacolo sotto il tendone, poi nella parte sud e concluderemo con lo spettacolo più grande con sbandieratori, sputafuoco, la nostra corte che balla, i nostri armati, insomma, ho sempre paura di dimenticarmi qualcuno, quindi faremo il grande spettacolo alle ore 22:30 nell'anfiteatro Rastatt, ricordando così le origini della nostra storia e soprattutto dando anche ai turisti che ci vengono viene a vedere un'altra parte di calore e di storia della città di Fano.
Benissimo, quindi 22:30 Teatro Rastat, ricordate, se siete da queste parti non mancate di guardare lo spettacolo della Pandofaccia. Io, Simona e cari telespettatori, vi saluto allargandomi e rifacendovi vedere lo splendore dei costumi della Pandofaccia. A voi! Grazie Lino, a te e ai tuoi ospiti. Noi invece andiamo avanti con la scaletta del nostro telegiornale. Ha fatto tappa anche nella provincia di Pesaro Urbino il ciclista Marco Toppan, che sta girando tutta Italia sulla due ruote per promuovere la donazione di sangue e di plasma. Oggi ad accoglierlo alla Gola del Furlo c'erano le delegazioni Avis di Fano e Acqualagna. Il servizio di Francesco Salvago. Una delle giornate più emozionanti. Adesso stiamo dirigendo alla Gola del Furlo. Prosegue il tour solidale due ruote nello stivale di Marco Toppan, atleta e ambasciatore dell'Avis provinciale di Treviso, dove è partito dal Trentino Alto Adige per attraversare l'Italia in sella alla sua bicicletta per raggiungere come ultima tappa Pachino in provincia di Siracusa in Sicilia. Scopo dell'iniziativa è quella di promuovere la donazione di sangue e plasma, invitando i cittadini a sostenere il progetto di ristrutturazione del Tempio Internazionale del Donatore, monumento simbolo di pace e donazione collocato nel cuore del nuovo patrimonio mondiale dell'UNESCO a Pianezze di Valdobbiadene in provincia di Treviso. L'impresa di Marco prevede 15 tappe percorrendo in bicicletta circa 1300 chilometri. Questa mattina il tour solidale ha fatto tappa nella splendida riserva naturale Gola del Furlo. Quanti chilometri ha percorso fino adesso? Allora, fino ad oggi poco più di 500. Quindi siamo già a un buon punto, ma non ancora a metà percorso. Ne abbiamo ancora tanto da fare. Ad accogliere il passaggio del donatore a Visino una delegazione dell'Avis di Acqualagna e di Fano. Marco domani partirà da Pergola e andrà fino a Camerino per poi andare in una città importantissima perché ci lega al terremoto come Arquata del Tronto. L'Avis Pesaro Urbino e l'Avis Marche sta facendo tantissimo per il Tempio Donatore e per Arquata del Tronto. Marco sta facendo tanto per quanto riguarda il mondo della donazione. Siamo gemellati con la sezione di Santa Giustina Bellunese, sezione FIDAS fra l'altro. Siamo gemellati con questa sezione e noi siamo stati più volte al Tempio del Donatore, che è veramente in una posizione stupenda ed è veramente un bellissimo tempio. Con la maglietta di Avis anche il sindaco di Acqualagna ha colto l'arrivo dell'atleta lanciando un messaggio importante. Come comune di Acqualagna siamo contenti di ospitare il suo passaggio in questa splendida cornice che è la Gola del Furlo. Due cose voglio aggiungere: donate, 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 perché è importante per tutti e questa iniziativa sicuramente unirà tutta l'Italia, visto che parte dal punto più a nord al punto più a sud. In questo momento serve tantissimo. Ed è stato interamente devoluto ad Avis il ricavato di Colora la Vita Centinarola Edition, l'evento che si è svolto ieri dalle ore 18 al Parco Polivalente in via Monfalcone a Fano. Dopo il conto alla rovescia, ragazzi, genitori, bambini e nonni hanno iniziato la corsa in una nuvola di colori, colori che sono stati distribuiti ai partecipanti in bustine biodegradabili. Al termine della manifestazione organizzata dall'associazione Viviamo Centinarola con Avis Fano e Avis Giovani Fano, le famiglie hanno concluso la serata con balli di gruppo e una cena in compagnia. Oltre alla parte ludica, l'obiettivo nobile dell'iniziativa è la promozione anche qui della donazione di sangue e plasma con il tema del legame tra donatore e ricevente. Prima di salutarvi vi diamo un'altra notizia di cronaca. Traffico rallentato questa sera al Lido di Fano a causa di un incidente avvenuto poco prima delle ore 8 tra un'auto e un SUV, come potete vedere da queste immagini. Per fortuna gli occupanti dei mezzi ne sono usciti illesi, dunque solo danni ai veicoli. Il sinistro si è verificato in viale Carducci a pochi metri dal semaforo. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Fra poco trasmetteremo uno speciale dedicato al paese dei Balocchi che si è concluso a Bellocchi di Fano con un grande successo. Grazie per la vostra attenzione. Il telegiornale torna domani sera alle 20:30 sempre sul canale 17 del Digitale Terrestre. Grazie per averci seguito. Arrivederci.